Siamo a Favale di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, per il terzo trofeo Santa Maria Goretti, la santa nativa di Corinaldo, in provincia di Ancona, che qui vediamo in una delle rare immagini che circolano su internet. Dicevamo, terzo trofeo Santa Maria Goretti, terzo memorial di Battista Domenico, gara di ciclismo, categoria juniores, organizzata dalla Sant'Egidiese Stipa Vini Biagi in collaborazione con la Stipa Fonte Collina Cicli Falgiani e l'associazione culturale ricreativa Scaccomatto di Favale di Civitella del Tronto. Ai microfoni di Teleschianto, in esclusiva, il presidente dell'associazione Scaccomatto. Buongiorno, sono il presidente dell'associazione culturale e ricreativa Scaccomatto. Un buongiorno a tutti gli sportivi presenti oggi. 4 anni di attività, abbiamo organizzato 4 corse a livello juniores, di cui l'anno scorso il campionato regionale Abruzzo. Come ogni anno, con soddisfazione, abbiamo sempre più concorrenti, quindi vuol dire che la gara è organizzata in maniera non dico perfetta, perché abbastanza bene. L'associazione è nata 4 anni fa a scopo culturale e ricreativo. Ci occupiamo innanzitutto degli anziani, delle persone disabili, dei bambini. Cerchiamo di tirare un po' sul morale a tanta gente qua nella zona, che purtroppo è una zona un po' alla nostra, un po' depressa. E andiamo alla gara: 152 iscritti, 124 i partenti, 100 km da percorrere su un circuito nervoso di poco più di 9 km da ripetersi 11 volte, con salite di circa 3 km che porta al GPM di Santa Croce. Gara da subito selettiva, anche per via del caldo, con temperature che sfiorano i 35-36 gradi. Presidente di giuria Antonio Giancarlo. Giudice d'arrivo Melania Sabatini Melania, componente di giuria Giovanni Medina, giudice in moto di Carlo Angelo, direttore di corsa Zambone Angelo, vice direttore di corsa Levi Francesco. Abbiamo ascoltato dalla voce di Giancarlo D'Antonio, il presidente di giuria, la composizione della giuria stessa, tutto pronto per la partenza, partiti in questo momento. Primo giro, scollinamento dal GPM di Santa Croce, gruppo compatto anche se in lunghissima fila indiana. Secondo giro, sempre nei pressi del Gran Premio della Montagna, gruppo compatto.
terzo giro un piccolo drappello con un leggero margine di vantaggio sul gruppo che conta già parecchi ritiri. Atleti in fuga con il dorsale 131, Francesco Gabriele del team Coratti GM Europa Ovini in testa, seguito dal dorsale 107 Yuri Passa della Roma Pro Cycling Team. Gruppo a 1,15, gruppo ridotto a 50 unità. Ancora Tincorati in evidenza, dal gruppetto dei 14 parte Pier Giorgio Cardarilli, Tincorati GM Europa Ovini appunto, al suo seguimento un quartetto, 154 per Giacomo Cassarà, Second Forno Pioppi, poi troviamo due compagni di squadra dell'atleta al comando, vale a dire Alessio Mattacchioni e Francesco Gabriele, e l'atleta della Convertini Junior Team Matteo Bulfaro. A poca distanza troviamo Stefano Ronchetti, Vini Fantini Nippo Free Bike, Giovanni Angelozzi, Spelt Cycling, Michael Antonelli e Disservice Campedelli, Alessandro Susco, Nucleo Gioventù Potenza, Filippo Monaci, Team Ciclistico Campo Cavallo, Gianmarco Gottarelli, DRT Bike Slow Romagna, Yuri Passa, Roma Pro Cycling Team, Alessandro Greco, Bike Team San Severo e Leonardo Mosca, Second Forno Pioppi. A 1,50, Luca Piscone, Vini Fantini Nippo, Andrea Menghi, Lis Service Campedelli e Francesco Foresi della Rinascita. A 2,25 il gruppo. Sesto giro, Cardarilli prende il largo, ora ha 1,15 di vantaggio sui suoi ex compagni di fuga. Ed è un altro Coratti che cerca di uscire dal gruppetto inseguitori. Si tratta di Francesco Gabriele, marcato da vicino da Matteo Bulfaro della Convertini Junior Team. In coda al gruppetto sembrano in difficoltà Gottarelli e Greco. Mentre perde contatto Mosca. A 2,15 passano Luca Piscone della Vini Fantini Nippo e Andrea Menghi e Lis Service Campedelli, mentre non troviamo più Foresi della Rinascita. A 3,05 è un gruppo frantumato.
ancora Pier Giorgio Cardarilli con un vantaggio di 1 minuto e 15, quindi immutato sul suo compagno di squadra Francesco Gabriele, che è riuscito ad evadere dal gruppetto inseguitore. E intanto dietro il gruppetto dei 12 si è ricompattato e passa con un ritardo di 2 minuti e 30 da Cardarilli. Mentre da dietro sta tentando il rientro sul drappello dei 12 Luca Piscone della Vini Fantini Nippo, gruppo ancora più lontano. Ottavo giro, situazione limpida che andiamo a riepilogare. Cardarilli ancora in fuga solitaria a 1.05, passa il suo compagno di squadra Francesco Gabriele. A 2.50 troviamo dorsale 137 per Alessio Mattacchioni del team Coratte GM Europa Ovini, dorsale 43 Matteo Bulfaro Convertini Junior Team, dorsale 60 Andrea Menchi Elite Service Campedelli, dorsale 107 Yuri Passa Roma Pro Cycling Team, dorsale 167 per Alessandro Susco Nucleo Gioventù Potenza, dorsale 154 Giacomo Cassarà Second Forno Pioppi, dorsale 49 Gianmarco Gottarelli della DRT Bikes Slow Romagna, dorsale 165 per Filippo Monaci Team Ciclistico Campo Cavallo, dorsale 32 per Giovanni Angelozzi dello Spelt Cycling. Su questo gruppetto provano a rientrare i dorsali 29 Filippo Baffile dello Spelt Cycling e ancora un Coratte GM Europa Ovini e precisamente il 136 Matteo Prata, che hanno superato il dorsale 18 Alessandro Greco del Bike Team San Severo. Ancora una coppia, 94 per Lucio Pierantozzi della Rinascita e 144 per Luca Piscone Vini Fantini Nippo. Ora troviamo un quintetto composto da Riccardo Meschini della Rinascita, Matteo Lesiani, Stipa Fonte Collina Cicli Falgiani, Michael Antonelli e Elite Service Campedelli, faceva parte del gruppo iniziale dei 14, Stefano Ronchetti, Vini Fantini, Nippo Freebike, stesso discorso di Antonelli, e Alex Mina, Elite Service Campedelli. Segue quello che una volta era il gruppo. Nono giro, situazione mutata, a comando in due. I due compagni di squadra del team Coratti GM Europa Ovini e precisamente Pier Giorgio Cardarilli e Francesco Gabriele con 2 minuti e 50 su un gruppo che dagli iniziali 8 è arrivato a contare 11 elementi, mentre cercano da dietro di rientrare altri ragazzi.
Decima tornata, suona la campana dell'ultimo giro. I due fuggitivi ormai proiettati verso il traguardo finale, mentre alle loro spalle si è formato un gruppetto di una ventina di unità e questi saranno i soli a giungere al traguardo. Il loro ritardo è di circa 4 minuti. E siamo al gran finale di questo terzo trofeo Santa Maria Goretti, terzo Memorial di Battista Domenico, qui a Favale di Civitella del Tronto in provincia di Teramo. Giungono appaiati insieme i due compagni di squadra del Team Coratti GM Europa Ovini e vince Gabriele Francesco su Cardarilli Pier Giorgio. Al terzo posto, volata in cui si impone Rosati Federico della Second Forno Pioppi, giunto con 3.55 di ritardo. Volata vinta su Vitiello Angelo del progetto ciclismo Sorrentino, poi Monaci Filippo, team ciclistico Campocavallo. Sesto, Mattacchioni Alessio, team Coratti GM Europa Ovini. Settimo, Menghi Andrea e Lee Service Campedelli. Ottavo, Bafile Filippo dello Spelt Cycling. Nono, Petrini Francesco, pedale Sante Gidiese, Grotta San Michele. Al decimo posto, Passaiuri della Roma Pro Cycling Team. E ricordiamoli tutti i 22 corridori arrivati. All'undicesimo posto, il dorsale 49, Gottarelli Gianmarco dello DRD Bike Slow Romagna. Dodicesimo, dorsale 94, Pierantozzi Lucio della Rinascita. Tredicesimo, dorsale 154, Cassarà Giacomo della Second Forno Pioppi. Quattordicesimo, dorsale 43 per Bulfaro Matteo della Convertini Junior Team. Quindicesimo, dorsale 136 per Prata Matteo Team Coratti GM Europa Vini. Sedicesimo, dorsale 69, Paolini Emanuele dell'Elite Service Campedelli. Diciassettesimo, dorsale 167, Susco Alessandro del Nucleo Gioventù Potenza. Diciottesimo, dorsale 6 per Dapote Giuseppe, pedale Sante Gidiese, Grotta San Michele. Diciannovesimo, dorsale 144 per Piscone Luca della Vini Fantini Nippo Free Bike. Ventesimo, dorsale 32 per Angelozzi Giovanni dello Spelt Cycling. Ventunesimo, dorsale 18, Greco Alessandro del Bike Team San Severo. Ventiduesimo, dorsale 102, Noro Matteo della Roma Pro Cycling Team.